Si sa che durante la fiera del tartufo, via Maestra ad Alba, nei pomeriggi di sabato e domenica, diventa quasi impercorribile per l'affluenza dei visitatori. Si formano delle reste davanti alla vetrina e ai banchetti che espongono i preziosi e carissimi tartufi e le altre specialità per cui la città di Alba è giustamente famosa. Ebbene, quest'anno un altro capannello si è aggiunto agli altri. Questa volta però la gente si è fermata non perché tratta delle leccornie culinarie, ma per assistere in diretta ad un evento artistico insolito, almeno per queste contrade, un concerto di arpa classica e, contemporaneamente, la creazione in diretta di un dipinto su tela ispirato alle note musicali. In una sobria ma efficace scenografia, questo singolare happening artistico si svolge nell'atrio dello storico Palazzo dei Conti Belli, che per l'occasione ha spalancato il suo grande portone. Autori della straordinaria performance, una coppia affiatata di artisti è arrivata ad Alba negli ultimi mesi e che, con questo gesto estemporaneo, che replicherà nei prossimi weekend alla fiera, ha voluto presentarsi alla città e ai suoi visitatori. Lei è Ute Skivik, giovane e affascinante arpista con studi musicali a Monaco di Baviera e una carriera di solista in concerti in sale prestigiose. Lui è il conte romano Grilli Testilir, discendente da un'antica e nobile famiglia veneziana che annovera tra i suoi antenati un doge. Assieme alla giovane compagna è approdata ad Alba dopo molteplici esperienze artistiche realizzate in Germania, dove è nato e in molte città di tutti i continenti. È conosciuto negli ambienti artistici internazionali sia come pittore che come interior designer e consulente d'arte. I suoi quadri e le sue realizzazioni artistiche sono esposti in diversi musei, ma arricchiscono soprattutto le collezioni private di mecenati e amanti dell'arte moderna di ogni parte del mondo. Il rapporto ecosistema urbano, stilato recentemente da Ambiente Italia e da Lega Ambiente in collaborazione col quotidiano Il Sole 24 Ore, indica Cuneo come la sesta per qualità ambientale tra le città italiane con meno di 80.000 abitanti, nuovamente seconda in Piemonte dopo Verbania. La classifica assegna annualmente ad ogni città un punteggio massimo di 100 punti sulla base di diversi indicatori, quali ad esempio consumi energetici, inquinamento atmosferico e disponibilità di piste ciclabili. Cuneo l'anno scorso aveva guadagnato 55,61 punti, mentre quest'anno ha raggiunto 58,87 punti, mantenendo il secondo posto regionale. In particolare, il capoluogo provinciale ha registrato risultati considerevoli nel settore trasporti. L'anno scorso i suoi cittadini percorrevano 33 km all'anno con i mezzi pubblici ed ora quei chilometri sono diventati 48, al secondo posto in Piemonte dopo Torino. Alle ore 15.30 di mercoledì 31 ottobre avranno luogo a Monticello d'Alba le esequie funebri dedicate a Nadia Durullo, l'imprenditrice 43enne deceduta domenica scorsa in un tragico incidente stradale a Caselle sulla tangenziale di Torino. L'auto sulla quale viaggiava una Opel Astra era guidata dal fratello Mauro e, secondo le testimonianze, avrebbe urtato il motore fuoriuscito da una macchina schiantatasi poco prima contro un guardrail, per poi essere travolta da un altro mezzo. Nadia Rullo è morta sul colpo, mentre suo fratello si trova ora in gravi condizioni ma non in pericolo di vita al CTO di Torino. Quel giorno aveva accompagnato il marito Walter Bonelli all'aeroporto di Caselle per un viaggio di lavoro. Lascia anche i due figli di 14 e 10 anni. Luigi Di Michele, arciere trentenne braidese iscritto al Claraskum Club di Erasco, è entrato nei Guinness dei primati centrando con una sola freccia 32 palloncini pieni d'acqua durante la trasmissione televisiva Lo Show dei Record di Canale 5. Il precedente record mondiale apparteneva ad un arciere indiano che aveva fatto scoppiare 25 palloncini con una freccia. La Cisra, la tradizionale minestra di trippe e ceci di Nucetto, anticamente distribuite dalla confraternita di Battuti, ritorna protagonista ad Ogliani. La manifestazione annuale ad essa dedicata avrà luogo in concomitanza con la Fiera dei Santi, ovvero la tradizionale fiera commerciale con più di 300 bancarelle di hobbisti, espositori e produttori agricoli. Il 2 novembre, a partire dalle 8.30, la Cisra sarà realizzata con i prodotti del mercato dei contadini delle Langhe e distribuita fino ad esaurimento in piazza Confraternita, nell'antica ala mercatale. Ad affiancarla vi saranno le degustazioni di dolcetto di Dogliani Doc e di Dogliani Doc G. Altre manifestazioni dedicate alla Cisra avranno luogo a Dogliani fino a sabato 10 novembre.